Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di 12 al litro il venerdì sera di DRT dedicato all'agroalimentare. Agroalimentare protagonista eh, questa sera con il Parco Nazionale del Pollino. Abbiamo in studio un ospite, si tratta del presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra. Buonasera, buonasera Presidente. Buonasera, buonasera. Grazie di aver accolto il nostro invito agroalimentare eh, tra eh, gastronomia e tradizione. Ecco, così abbiamo voluto eh, titolare questa sera perché siamo a pochissimi giorni anche dalla Rasse internazionale dell'alimentare e dell'agroalimentare eh, che eh, fa capo un po' a tutta Europa, si tratta del Cibus che si terrà nei prossimi giorni dal 5. All'8 maggio a Parma oltre 2.600 aziende italiane partecipanti, ma partiamo dal nostro territorio perché abbiamo molto eh, da dire anche all'interno proprio dell'area del parco. Ecco, eh, Presidente, io volevo partire proprio con lei facendo un po' un riferimento tra alla tradizione che contraddistingue un po' anche l'enogastronomia del parco nazionale. Ecco, che cosa vuol dire eh, per lei anche questo semplice simbolo che è il nostro bicchiere 12 al litro? Ma intanto io farei una, una, una premessa, se mi è possibile. Proprio certo. oggi diciamo, tutti gli organi di stampa tra cioè, ieri e oggi riportavano uh, quella che è la conferenza stampa di presentazione di Expo 2015. e Mi pare che il cibo assume una centralità preponderante all'interno di quella che sarà una Germes di livello mondiale. La seconda cosa che volevo dire: io sono appena tornato da da Chieti dove qualche settimana fa è stato presentato il rapporto EcoTour sulle presenze turistiche nelle cosiddette aree naturalistiche, sì. i parchi in particolare, ma in generale tutte le aree protette italiane, e devo dire che eh, molti turisti scelgono le aree protette e anche il parco del Pollino in particolare, oltre che per le straordinarie qualità naturalistiche, storico-culturali un po' come anche questa trasmissione ci invita a parlare, le tradizioni che si accompagnano dietro un'identità di una comunità, però oh, la filiera dell'enogastronomia abbiamo scoperto che cattura più del 15% di questi turisti che potenzialmente vengono da noi e vengono prevalentemente per questa ragione. E questo ci ha spinto naturalmente ad essere centrali, non solo in queste grandi... E diciamo forse manifestazioni cioè... di livello nazionale e internazionale portando il parco ma portando anche gli operatori del parco ma nello stesso tempo lavorare a costruire anche sul territorio dei punti di eccellenza importanti e nel versante lucane e in quello calabrese certo infatti eh, state lavorando proprio ad un L'instaurazione di un centro di promozione, di valorizzazione delle risorse agroalimentari per tutta l'area del parco, che ricordiamo comprende sia la zona della Calabria, ma anche quella della Basilicata a ridosso appunto del Pollino. Sì, non c'è ombra di dubbio: noi abbiamo già sul versante lucano, siamo pressoché pronti insieme alla regione Basilicata e avendo come testimonial di questa operazione uno dei, degli chef, come posso dire, più conosciuti, non solo della Lucania, ma ormai credo del nostro paese perché ha partecipato con una sua ricetta eh, di recente alla finale di, Marte, di Masterchef, sì. questa trasmissione peraltro abbiamo scoperto seguitissima da, da, da milioni di telespettatori, e mi riferisco a Federico Valicendi, il titolare della, di Luna Rossa di, di Terranova del Pollino, ecco, insieme a lui stiamo costruendo questo centro eh, che dovrebbe appunto occuparsi dell'esaltazione, della, dell della valorizzazione delle produzioni. Di qualità di tutto il nostro territorio e del versante lucano e di quello calabrese. Mi riferisco sia ai prodotti che hanno ricevuto in questi anni la DOP, sì. la melenzana rossa, il fagiolo di Rotondi, il peperone di Senise, ma anche quei prodotti che dal versante calabrese si stanno affacciando con molta determinazione e con prepotenza e hanno già avuto dei riconoscimenti, come presidi Slow Food. Mi riferisco al moscato di Cena, mi riferisco alla lenticchia di Mormanno e per ultimo, proprio nei giorni scorsi abbiamo dato vita alla campagna di ricerca e di valorizzazione del tartufo nell'area del Pollino abbiamo a cui abbiamo dedicato infatti sì, abbiamo in sottoscritto puntata. un protocollo di intesa proprio nei giorni scorsi per puntare anche quindi come dire c'è un lavoro che mette anche questo filone in maniera forte anche nelle dinamiche di, di crescita dei nostri parchi. Ecco, come il parco, come istituzione, come ente, riesce a lavorare insieme anche ai comuni e alle associazioni del territorio, ne hai citato già qualcuna, appunto Slow Food, la condotta Sibariti de Pollino, Pollino. ma anche ecco, altre associazioni come la Federazione Italiana insomma, gli Albergatori e Ristoratori. Ecco, ecco, questa rete anche di istituzioni per la valorizzazione della gastronomia, come sta andando avanti? come sta prendendo piede? Ma questo rapporto è fondamentale, io credo che da soli non si va da nessuna parte, io se posso esaltare il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato soprattutto quello di aver come dire, avuto modo di costruire un rapporto di proficuità, intanto di collaborazione con le istituzioni locali, noi sappiamo che eh, questo diventa fondamentale, però proprio con una serie di associazioni del campo e del settore, alcune venivano prima citate, ma con altre stiamo pure lavorando, abbiamo messo in piedi un sodalizio che sta portando a realizzare questi risultati. Ecco, noi non facciamo da soli, non è il parco che solo attraverso le sue strutture amministrative fa questo tipo di attività, ma anche le nostre partecipazioni spesso sono legate anche a questo gioco di squadra. Io poi devo anche aggiungere che il Parco Nazionale del Pollino e anche il socio di maggioranza del Galpollino Sviluppo dell'area di Castrovillari che prevalentemente si occupa di promozione nel comparto agricolo delle micro filiere e quindi anche questo tema di valorizzare, di rafforzare, di rafforzare, di aiutare i nostri produttori, i nostri titolari di una serie di attività di questo settore, eh, noi facciamo un lavoro di grande incoraggiamento certo. proprio attraverso queste forti sinergie con le istituzioni ma anche col mondo associativo. Certo, Beh, eh, abbiamo fortemente parlato nelle nostre eh, passate puntate delle eccellenze della Calabria, eh, di questi consorsi eh, che sono eh, 13 appunto in tutto il territorio regionale che valorizzano eh, il prodotto, ma eh, se si parla di eccellenza sicuramente va parlato anche di eh, valorizzazione non lasciare queste eccellenze che poi sono delle risorse di enogastronomia sicuramente valide eh, che possono vincere anche le aspettative del mercato internazionale ma devono essere proposte in un certo modo e grazie ad alcuni eh, veicoli commerciali eh, piattaforme istituzionali quindi voi lo state facendo bene lo stiamo perché... facendo abbiamo peraltro messo a disposizione di tutti gli operatori molti già lo sanno ma io colgo l'occasione di, di questo invito a a 12 al litro per noi abbiamo un portale ormai che da tempo opera, è un portale e-commerce che costituisce da un lato una sorta di vetrina, una vetrina elettronica per i nostri produttori, ma anche per i nostri, diciamo, quelli che svolgono attività in questo campo, ma dall'altra parte questo portale offre anche una possibilità di interscambio. Noi abbiamo messo a disposizione di tutti i nostri eh, imprenditori del territorio Miriamo anche a rafforzarla. Proprio nei giorni scorsi noi abbiamo rilanciato un nuovo bando per rafforzare questo portale perché siamo convinti che questo è un lavoro importante. Poi l'altra, se posso chiamarla, perla del nostro lavoro in questo sì. campo e in questa direzione è stato il progetto che ci ha portato ad istituire la banca delle qualità del pollino sì. attraverso un sodalizio, anche in questo caso. In questo caso con due fondazioni, la Fondazione Telecom che ci ha finanziato un progetto di 700 mila euro. Ma è il Pollino People. Pollino People e Experience, che abbiamo realizzato insieme all'altra fondazione che è la Fondazione Simbola. La Fondazione Simbola è la fondazione che si occupa appunto delle qualità, della qualità del nostro, del nostro paese. Abbiamo tirato fuori un po' come ricordava lei prima. Le prime 100 eccellenze del territorio e che in questo caso ovviamente abbiamo spaziato, eh, abbiamo anche come dire, attraversato pre prevalentemente il campo diciamo, della filiera agroalimentare, ma poi abbiamo spaziato anche nel settore dell'artigianato tipico di qualità. Sul nostro territorio ci sono giovani eh, di grandissima qualità, per esempio nell'organizzazione di eventi, quindi anche i grandi eventi del nostro territorio. Sono diventa, accompagnano anche questo sforzo in questa direzione quando penso al Peperongino Jazz Festival che da due anni vince in Italia e si classifica al primo posto nell'organizzazione dei festival jazz italiani. Sì. O eh, salutiamo penso, anche il direttore artistico eh, Sergio, Sergio Gimigliano. Gimigliano fa la sua compagna Francesca Pane Bianco, ma a fine maggio partirà la primavera dei teatri a Castrovillari con Scena Verticale con Saverio La Ruina, che da, da due anni riceve il premio Ubu come miglior attore di teatro contemporaneo, insieme a Dario De Luca, insieme a tutta la squadra di Scena Verticale, ecco noi eh, come dire facciamo un gioco. Tommaso, se posso dirlo, a 360 sì, gradi. Ecco, dove poi, poi proponiamo, proponiamo, un pollino che non è solo il Pino Loricato. certo, quello è il simbolo arcinoto ultra conosciuto, è l'emblema del parco, inevitabilmente il 60% delle persone che viene nel Pollino viene anche per questa ragione, prevalentemente per questa ragione, ma lo sforzo in un parco che a differenza dei parchi alpini e dei parchi dolomitici, cioè e questo voglio ricordarle ai telespettatori, che hanno una caratteristica completamente diversa. In quei parchi che sono altrettanto belli, pensate alle Alpi, alle Dolomiti, il sì. parco dello Stelvio, il parco del Gran Paradiso, il parco delle Dolomiti bellunesi, però lì si tutelano prevalentemente flora e fauna. Le risorse ambientali. Nel parco del Pollino, io questo voglio dirlo perché forse qualcuno non lo sa, oltre ad essere uno dei parchi più grandi d'Europa per estensione, perché il parco in gama era un territorio che dall'alto Ionio finisce al basso Tirreno e quindi vi lascio immaginare anche l'enormità e la grandezza della, della sua superficie e la biodiversità presente. Però non dimentichiamo, e l'altro elemento importante all'interno del Parco del Polino ci vivono 170.000 abitanti che hanno accettato di assoggettarsi anche ad un regime eh, come posso dire, comportamentale che è molto diverso rispetto ad un territorio che non è tutelato sì. e quindi non è sottoposto a norme, a, norme ente, di rigore, cioè, a norme di rigore o a quant'altro, però nel momento in cui ha accettato anche di stare in un'area ripeto, che presenta vincoli anche di diversa di diversa natura, però nello stesso tempo ci chiede giustamente, dire va bene, però stare nel parco non può significare solo essere assoggettato a vincoli, vediamo quali possono essere le occasioni per poter crescere, Ecco, e noi non a caso stiamo incentivando molto questa filiera dell'agroalimentare, abbiamo realizzato le quattro filiere produttive, abbiamo messo su il sistema produttivo locale, sulle quattro grandi filiere. E su questo stiamo lavorando a raccogliere peraltro Beh, la, tu, la, tu conosci bene insomma, quello che accade. Sì, sì, è la giusta direzione, Presidente, questo di legare ovviamente l'arte, lo spettacolo, la musica, sono forme eh, che sicuramente possono valorizzare al meglio anche poi quello che sono eh, quella che è la conoscenza dei prodotti all'interno del, del parco, all'interno del, del territorio. Ma volevo puntare l'attenzione e eh, i riflettori anche su un altro fattore, l'accoglienza, Presidente. Ecco, quando il viene all'interno del parco e magari partecipa ad una di queste iniziative, Ecco, i servizi sono all'altezza? Allora, io su questo voglio essere estremamente chiaro, chiaro perché trovo giusto che mh, ai cittadini, ai potenziali visitatori noi diciamo la verità per come sta, nel nostro territorio l'anno scorso ho fatto fare attraverso il Lino Sviluppo abbiamo fatto un una sorta di indagine sul sistema dell'accoglienza nell'area nell del Parco Nazionale del Pollino e devo dire che accanto ad alcune iniziative di straordinario valore ci sono strutture nel settore dell'agriturismo, dell'ospitalità diffusa dei B&B che sono di primordine, sì. non hanno nulla da invidiare ad altre strutture che sono allocate nelle regioni verdi del nostro paese, penso all'Umbria penso alla Toscana, penso all'Emilia Romagna eh, però nel, nello stesso tempo ci sono altre strutture che non sono al passo con i tempi. Ecco, durante ehm. la borsa del turismo, Presidente, eh, lo scorso mese di eh, febbraio si parlava ecco che nella, nel settore agrituristico ancora la Lombardia lo, la facesse. Non c'è ombra di dubbio. è proprio questo volevo dire, Tommaso, cioè noi attraverso questo focus che abbiamo lanciato è venuta fuori anche questa realtà, che è una realtà che ci apre gli occhi rispetto al fatto che bisogna fare ogni sforzo per elevare la qualità dei servizi di queste attività. Sotto ogni profilo ci sono strutture dove non c'è nessuno che sa parlare la lingua inglese, ci sono strutture che stanno chiuse quasi più di 300 giorni all'anno ed aprono solo in qualche periodo, periodo dell'anno, ci sono strutture che non sono adeguate per esempio nella somministrazione delle dei prodotti tipici del territorio, cioè non è pensabile che chi va nei nostri agriturismi in alcuni casi Trovi i prodotti che vengono comprati ai supermercati, questo è intollerabile. Sì. Ed ecco perché l'altro sforzo che va fatto, e mi ha fatto piacere che tu prima hai ricordato questo nostro rapporto con la Federazione Italiana dei Sommelier, noi sì. abbiamo già lanciato due corsi di formazione dedicati agli operatori. Proprio perché, per esempio, anche in questo campo, quando si offre del vino al turista che viene da fuori, bisogna avere anche l'adeguata preparazione. A parlare come dire, del, del prodotto, eh, del, cioè, del prodotto della sua provenienza delle caratteristiche, di poterlo fare anche con grande professionalità. E noi questo lavoro lo stiamo aiutando, nei prossimi giorni partiranno nuovi corsi di formazione del GAL. Per esempio, naturalmente, rafforziamo ancora una volta questo tema della lingua. Non è pensabile che non ci sia almeno una persona in una struttura che non sappia parlare almeno la lingua inglese, almeno la lingua inglese, e questo diventa fondamentale, però lo stiamo facendo anche per tutta un'altra serie di attività e un'altra serie di iniziative. Quindi va fatto molto in questo. Io ripeto, noi abbiamo promosso molte strutture, altre, come posso dire, sono state rimandate, perché c'è la necessità di rafforzare il target di qualità di alcune strutture. Su questo, oltre al parco, lo sforzo va fatto anche insieme alle regioni. Poi nel caso nostro, con la regione Calabria e la regione Basilicata, perché per esempio anche i fondi, del futuro piano di sviluppo rurale, io credo che un pezzo di quelle risorse dovrebbero andare nella direzione di andare a rafforzare questo sistema adeguandolo e migliorandolo. Perché oggi non è vero. Certo, la crisi oggi ha, ha, ha bloccato molti spostamenti. La gente si sposta meno, ma quando a pescare a Chieti viene fuori che l'unico turismo che cresce è quello naturalistico, allora noi non possiamo poi far trovare strutture che non sono pronte a questo, a questo messaggio quindi la qualità deve essere la parola d'ordine e in questa direzione lo sforzo che stiamo facendo è quello di L'elemento in più che sicuramente contraddistingue anche il nostro territorio è una tradizione millenaria che altri probabilmente, anzi quasi sicuramente non hanno, quindi eh, cerchiamo di partire da lì per eh, creare ancora di più questo indotto nelle strutture eh, ricettive che sicuramente debbano essere, eh, devono essere eh, preparate ad accogliere al meglio i turisti. E per chiudere, Presidente, eh, altre iniziative nel, in questo mese di maggio? Con la Federparchi state programmando qualcosa? Sì, con Federparchi abbiamo messo in campo. Io faccio parte dell'aggiunta esecutiva della Federparchi Italiana col presidente Sammuri. Stiamo lavorando su due fronti. Il primo, in questo mese di maggio all'Aquila, il parco del Pollino parteciperà con gli altri parchi al Salone dei prodotti tipici di tutta l'Italia e quindi lì saremo presenti con il nostro stand, con i nostri prodotti, con alcuni nostri. E produttori. Nello stesso tempo la Federparchi però sta pensando in grande, sta pensando in grande perché sta lavorando a quest'idea di come il sistema dei parchi italiani si presenterà a Milano da maggio dell'anno prossimo fino ad ottobre, al 31 ottobre del 2015. Perché il SPO Milano sarà una vetrina unica, straordinaria, che parlerà a tutto il mondo. E lì non possiamo andarci come singoli parchi perché saremmo una goccia in un grandissimo mare che rischierebbe di smarrirsi e di perdersi. Invece stiamo provando a ragionare tutti insieme, 23 parchi italiani del nostro Paese per, per come dire, offrire lingue la grande vetrina una, uh, un, come dire, un prodotto che sia un prodotto unitario di tutto il sistema dei parchi lo faremo, stiamo realizzando l'intesa anche con un, l'Union Camere che come sapete è uno diciamo, dei testimonial, de, una delle strutture delegate anche a curare tutta la parte relativa a quello che accadrà nei grandi padiglioni della Fiera di Rodi di Milano. E quindi, noi siamo anche pronti e ci attrezzeremo anche per questo grande, grandissimo evento. Certo. Eh, mi lasci ritornare, Presidente, un attimo all'aspetto emozionale. Eravamo partiti dal nostro 12 al litro. Eh, che cosa eh, le ricorda? Ecco, parlando eh, proprio dell'aspetto familiare. Familiare, diciamo. Oltre che familiare, se posso dire anche di un'appartenenza alla mia comunità, quella di, di Mormano. Perché no, certo perché voi sapete che noi a mormanno proprio ecco, in, in forza di queste tradizioni anche con l'aiuto del parco era da qualche anno e tu ne sei stato un sì. testimone sei venuto spesso con i tuoi amici avevamo organizzato quella bellissima manifestazione che si chiamava Perciavuti. che si faceva proprio in occasione dell'8 dicembre quando si spillano tutte le botti e come dire, si prova il vino nuovo diciamo sì. e... E poi c'è stata quella drammatica botta che abbiamo subito, che è e stato beh. il terremoto del 2012, dell'ottobre, che ci ha fatto rinunciare a fare quell'iniziativa, quell anche per ragioni logistiche, la paura dello sciame, la paura che potesse ripetersi l'evento. Ecco, però posso annunciare, colgo l'occasione, lo faccio in anteprima alla vostra emittente, però quest'anno 6, 7, 8 dicembre a Mormano riprenderemo quella bellissima ecco tradizione, il vino tornerà ad essere protagonista di quella bellissima Kermessi con 2-300 persone del paese che organizzeranno nei quattro quartieri delle bellissime straordinarie cantine che un po' ripetono e rievocano quelle che sono state anche... Le, le, le stagioni di un tempo Quindi sono molto contento di averlo potuto dire qui stasera alla vostra emittente certo, eh, c'era anche una competizione tra i vini sì, artigianali tre, tre insomma, vini, questo i stimolava, stimolava un po' anche eh, l'avvicinanza eh, dei, dei cittadini alla conoscenza non dei prodotti un e alla formazione sì, perché senso. noi poi abbinavamo ogni cantina offriva un vino diverso ovviamente somministrando anche in questo caso tutti quelli che sono un po' i prodotti della nostra tradizione, della nostra cucina tradizionale, quella calabrese, quella del nostro territorio. E quindi è stata, e io mi auguro, può continuare ad essere una grande occasione anche per tutte le aziende vitivinicole della nostra Calabria, diciamolo con forza, che hanno avuto un grande rilancio, lo avvertiamo tutti, oggi c'è un grande rilancio del vino calabrese. Che mi pare anche a Vinita l'abbia fatto una gran, bella, sì. una gran bella figura, e quindi anche questa può essere l'occasione per rafforzare e dare forza a queste nostre attività, a tutti i nostri imprenditori del settore. Ecco, Presidente, se vuole darci anche un suo suggerimento, un piatto tipico del Parco Nazionale del Pollino tra gastronomia e tradizione, <ride> suggeriamolo un forse po' ai sono, amici forse, forse sono troppo di parte, però una bellissima zuppa delle lenticchie di Mormanno. Eh, va provata, va provata con l'olio extravergine di oliva che appartiene anche ai nostri territori. E quella va provata perché è una lenticchia molto tipica. In Italia ci sono pochissimi altri esempi, è rara ancora. Purtroppo il livello di produzione ancora è ancora molto, molto limitato, però. Invito tutti a provare le caratteristiche sicuramente sono eh, inimitabili. Mm. Eh, bene, presidente, grazie ancora di essere stato qui con noi. Eh, noi grazie salutiamo. Grazie la, salutiamo la comunità eh, di Mormanno e eh, di tutte eh, le aree eh, del Parco Nazionale del Pollino. Eh, ricordiamo quanti comuni sono insomma? 56 comuni, sono 32 Calabresi e 24 Lucani. Ecco, quindi... Tre province: Potenza, Cosenza e Matera. Perché ci sono anche due comuni della provincia di Matera e due regioni, la Calabria e la Basilicata. Bene, con questo noi ci salutiamo, grazie eh, ancora dell'attenzione e grazie ancora a Domenico Pappaterra. Grazie a voi. E ci rivedremo venerdì prossimo con un altro argomento, parlando sempre e comunque di Agroalimentare Calabrese. Da Tommaso Caporale è tutto, buona serata.